Giulia, una storia calabrese. Cresciuta in una famiglia di mafia, entrambi i genitori detenuti, a 13 anni custode del libro mastro delle estorsioni, poi l'intervento del Tribunale dei Minori di Reggio, che le ha dato un'altra famiglia e un avvenire. Il porto crocevia del narcotraffico, nuovo maxi sequestro di cocaina a Gioia Tauro, l'ennesimo operato dalla Guardia di Finanza nel volgere di pochi mesi. L'oro bianco nascosto tra caffè e alluminio, le partite scoperte provenivano dal Brasile. Lanzino, nuovo test del DNA Sansone, scagionato nel processo di primo grado proprio dall'analisi genetica, la procura di Paola dispone la ripetizione dell'esame sul pastore di Cerisano, che torna clamorosamente in cima all'elenco dei sospettati. Il pacemaker più piccolo al mondo è calabrese. Pesa appena 2 grammi e assicura una qualità della vita decisamente superiore ai precedenti apparecchi. È figlio di una mente calabrese che così contribuisce allo sviluppo della scienza mondiale. Unical, impresa innovativa a confronto. Una competizione a suon di idee rivoluzionarie, sintesi tra ricerca, scienza, tecnologia ed imprenditorialità. Quella calabrese, un'università nell'elite. Al nostro microfono il rettore Gino Miracle Crisci. Buon mercoledì da Alessio Bonpasso e da tutta la redazione di Lacci News 24. In apertura del nostro telegiornale una grande storia di riscatto sociale, della quale è protagonista un'adolescente Regina, che deve la sua salvezza, nel vero senso della parola, ad una decisione del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria. Le cose possono cambiare. Non è vero che l'andrangheta ti condanna ad un destino ineluttabile. Le scelte del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria finora si sono rivelate giuste. A confermarlo sono le storie. Una fra tante è quella di Giulia. Entrambi i genitori sono stati arrestati nel 2010 per associazione mafiosa. Il padre al 41 bis, non vede la figlia da anni. Molti membri della famiglia, una delle più feroci dell'andrangheta, sono finiti in carcere. Il clan è stato decimato. Quei pochi scampati alla galera devono gestire le attività criminali. È loro il compito di trovare i soldi per pagare gli avvocati. In libertà ci sono rimasti quasi solo ragazzini. Il fratello di Giulia, nemmeno diciottenne, aveva l'incarico di riscuotere il denaro. Agli imprenditori del paese chiedeva un fiore per aiutare la famiglia in difficoltà. Un fiore che poteva valere anche 5.000 euro. Le estorsioni erano organizzate nel dettaglio, tutto veniva annotato su un foglio, le cifre, le date in cui venivano incassate, i nomi di chi doveva pagarle. Quel foglio ce l'aveva Giulia negli slip, quando viene fermata dalla polizia a 13 anni. Gli agenti si accorgono che nasconde qualcosa, bisogna perquisirla. Giulia ha paura, è lei stessa a consegnare il calendario agli inquirenti. «Sapevo a cosa andavo incontro», dice quando viene interrogata. «È difficile fingere di non sapere quando l'andrangheta la respiri fin dalla nascita. Soprattutto è difficile scegliere una vita diversa». Eppure in quel momento Giulia decide di salvarsi. Si rivolge ai magistrati dicendo «Voglio andare via dalla Calabria, aiutatemi». Il pubblico ministero, Francesca Stilla, chiede al Tribunale dei Minori di Reggio Calabria di applicare una misura civile per allontanare la ragazza dal contesto familiare. I giudici reggini accettano e la mandano in una comunità lontano dalla Calabria. Giulia cerca di scappare tante volte, finché non viene affidata ad una famiglia del nord Italia. Adesso studia, si è fatta nuove amicizie, sente spesso sua madre, si scrivono lunghe lettere. È lei che dal carcere l'ha incoraggiata a costruirsi un futuro migliore. Nel frattempo, nuovo blitz della Guardia di Finanza al porto di Gioia Tauro, sequestrati oltre 300 kg di cocaina. Si tratta dell'ennesimo sequestro effettuato negli ultimi mesi. Pacchi di caffè, borsoni, doppi fondi, banane, noci, giocattoli, totani, lana, interiore animali, marmellate. In pochissimi anni gli uomini della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane hanno visto tutti questi oggetti a Gioia Tauro. Niente di male, trattandosi di un porto dove passa ogni tipo di merce,
Niente di male, se non fosse che ognuno dei carichi nominati conteneva cocaina purissima. Oggi l'ultimo sequestro di una serie infinita, 344 kg di polvere bianca, 70 milioni di euro il valore al dettaglio. Tutto nascosto in parte in un container che trasportava alluminio verso la Slovenia e in parte in uno che conteneva caffè brasiliano diretto a Trieste. Altro porto chiave della distribuzione della droga. Nel corso degli ultimi 3 mesi, quello di oggi è almeno il 5° carico di cocaina che le Fiamme Gialle riescono a intercettare nel solo scalo calabrese. Gioia Tauro si conferma il vero portale tra l'America Latina e l'Europa, il continente la cui sete di sballo non si estingue mai, neanche in tempo di crisi. Torniamo ad occuparci adesso invece dell'omicidio di Roberta Lanzino. Sarà ripetuto infatti l'esame del DNA Franco Sansone, il pastore di Cerisano, come ricorderete, già imputato, recentemente assolto, proprio grazie a quella prova scientifica. Tutto questo mentre la procura di Paola, dopo aver essa stessa richiesto l'assoluzione di Sansone, impugna la sentenza. Ripetere l'esame del DNA è questo il nuovo colpo di scena che si va ad inserire in una vicenda giudiziaria complessa e farraginosa, quella dell'omicidio di Roberta Lanzino. La ragazza, studentessa di Cosenza, venne seviziata e uccisa appena 19enne, il 26 luglio del 1988, tra i monti di Falconara Albanese. A 27 anni di distanza, la soluzione del caso sembra di nuovo allontanarsi. Per la procura, l'esame del codice genetico di Franco Sansone, imputato per la vicenda, deve essere di nuovo analizzato, anche alla luce del fatto che il raffronto con una traccia infinitesimale di sperma trovata sul reperto dell'epoca ha dato esito negativo. Un risultato che aveva generato dubbi sulla procedura, avallati dall'assenza dei carabinieri sul posto. Il procuratore capo, Bruno Giordano, chiede la riapertura dell'istruttoria, ma ha anche impugnato la sentenza di assoluzione emessa proprio a carico di Franco Sansone e di suo padre Alfredo, con riferimento all'altro omicidio oggetto del processo, quello del pastore Luigi Carbone, sospettato di essere il secondo carnefice di Roberta e probabile vittima di lupara bianca. Il reperto in mano agli inquirenti è un pugno di terriccio proveniente dalla scena del crimine e su cui solo di recente è emersa la presenza di codice genetico. Un pugno di terriccio, unico testimone di quanto accaduto, lasciato in un cassetto per quasi 30 anni. Nuovi sviluppi nel procedimento sulle tangenti ANAS, lascia il carcere infatti Antonella Croglianò, meglio conosciuta come la dama nera al centro del sistema corruttivo sgominato dalla Procura di Roma. Decisive fine della scarcerazione, le sue ultime rivelazioni proprio ai PM della capitale. Ennesimo colpo di scena nell'inchiesta della Procura romana che dallo scorso ottobre fa tremare imprenditori e politici. Antonella Croglianò è stata scarcerata. L'ha deciso il GIP capitolino Giulia Proto. La dama nera quindi va ai domiciliari e lo fa pochi giorni dopo la decisione del Tribunale del Riesame che le aveva negato la scarcerazione in virtù di presunti rapporti che la donna al centro dello scandalo sulle tangenti ANAS avrebbe intrattenuto con l'andrangheta. Una tesi sostenuta in un'informativa di polizia giudiziaria, nella quale emergevano i contatti tra la dama nera ed un imprenditore in odor di mafia. Antonella Croglianò, responsabile del coordinamento tecnico-amministrativo dell'ANAS, è ritenuta dalla Procura di Roma il capo di un'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, ha però deciso di giocarsi la carta della collaborazione, una carta determinante per la concessione dei domiciliari. Nell'interrogatorio del 25 novembre, infatti, la dama nera ha parlato con gli inquirenti, raccontando nuovi episodi rispetto a quelli che gli venivano contestati. Parole, parole e ancora parole, un fiume in piena insomma, che trascina con sé nomi eccellenti di imprenditori ma soprattutto di politici, tutti protagonisti del sistema corruttivo scoperchiato dalla procura di Pignatone. Giudizio civile intentato dalla famiglia di Michele Bruni, alias Bella Bella, il giovane boss dell'omonimo casato deceduto a soli 37 anni per un male incurabile. Adesso la famiglia chiede il risarcimento allo Stato.
Michele Bruni, alias Bella Bella, erede al vertice di uno storico casato mafioso in una Cosenza d'inizio millennio ancora divisa tra vecchi e nuovi gangster. Detenuto in attesa di giudizio, passato presto dal carcere all'ospedale di Livorno. Un tumore inizialmente curato con dei comuni analgesici. Quando il male gli venne diagnosticato, però, fu troppo tardi. E gli interventi a cui fu sottoposto gli allungarono di qualche ora la vita, ma non abbastanza per consentire al giudice di pronunciarsi sull'ultimo desiderio espresso da Piantonato in corsia, rivedere il figlioletto. Appena 37enne, spirò il 20 giugno del 2011. Giustizia feroce, tuonò allora il leader di diritti civili Franco Corbelli. La morte di Michele Bruni segnò l'inizio del declino di un clan fiaccato dalla maxi operazione Telesis e dagli omicidi eccellenti. Annientato il clan, resta la famiglia che oggi, attraverso i suoi legali, chiede allo Stato il risarcimento per la morte del giovane padrino. Il processo, da Notizie il Quotidiano del Sud con un pezzo a firma di Marco Cribari, pende davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi sulle cure che i congiunti di Michele Bruni ritengono siano state tardive e su quell'ultimo desiderio rimasto inappagato. Si chiamava Josafat Scura, si tratta del giovanissimo calabrese trovato morto in strada a Roma. La procura capitolina ha aperto un'inchiesta, si ritiene sia stato vittima di un pirata della strada. Il suo corpo è stato trovato senza vita domenica scorsa sul lato sinistro di via Nomentana all'altezza di Porta Pia. Josafat Scura, 23enne, studente di medicina all'Università Cattolica, è morto a causa di un incidente stradale, ma è ancora giallo sulla dinamica dell'incidente. La procura capitolina ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e su richiesta dei familiari del giovane ha acquisito i filmati delle 5 telecamere di sorveglianza puntate sul viale. Una delle ipotesi è che il ragazzo sia stato tamponato da un pirata della strada, fuggito via invece di soccorrerlo. Un'altra che il 23enne abbia perso il controllo del mezzo per evitare un veicolo che lo ha intralciato durante il tragitto. Gli inquirenti al momento escludono che il giovane abbia fatto tutto da solo, che sia andato a sbattere contro il marciapiede che si trova dalla parte sinistra di via Nomentana invadendo la corsia opposta. L'impatto è stato talmente violento da sbalzare lo studente dall'altro lato della carreggiata ad una ventina di metri di distanza. Josafat Scura aveva frequentato il liceo classico Giovanni Colombo di Corigliano Calabro ed era originario del piccolo centro collinare di Vaccarizzo Albanese sulla piana ionica di Sibari. Primo di due figli, i suoi genitori sono conosciuti e stimati nell'intero comprensorio. Il caso Calabria Verde, i dirigenti dell'ente in-house della regione, finito, come ricorderete, al centro di un'inchiesta giudiziaria per lo strano iter seguito da un appalto milionario, rassegnano le dimissioni. Si tratta di un ente che deve chiudere con un passato in cui, spiega il capo della Protezione Civile Regionale Carlo Tanzi, gli operai erano mandati a pulire i giardini di amministratori e politici. Si fanno da parte i dirigenti di Calabria Verde, che accolgono la sollecitazione del direttore generale Paolo Furgiuele, a sua volta sollecitato dal governatore Mario Oliverio. Si fanno da parte tutti, tranne Alfredo Allevato, ovvero il responsabile del procedimento per la gara da 32 milioni di euro, finita sotto i riflettori della magistratura e poi cancellata in autotutela dall'ente in house della regione contro il parere dello stesso Allevato. Un appalto per la fornitura di mezzi antincendi boschivi, che figlio di un tormentato iter aveva portato negli uffici di Calabria Verde la Guardia di Finanza, inviata dal procuratore vicario di Catanzaro Giovanni Bombardieri, già insospettito, come d'altronde gli stessi uffici e vertici della regione, dai conti della società e dalla perdita di ingenti fondi comunitari tornati mestamente a Bruxelles. Calabria Verde, altro ente in house che sarà soggetto ad un robusto restyling che cancellerà i retaggi del passato, recente e lontano, risalendo fino ai tempi del carrozzone Afor. Calabria Verde, ha spiegato il capo della Protezione Civile Regionale Carlo Tanzi in un'intervista all'emittente radiofonica RLB, può assumere un ruolo importante per la Calabria, sempre che gli operai idraulico-forestali siano dotati dei mezzi necessari e che non siano mandati, come avveniva in passato, a ripulire giardini privati di amministratori politici. È calabrese, precisamente l'ametino, l'inventore del pacemaker più piccolo al mondo. Il congegno pesa solo 2 grammi, ma garantisce una qualità della vita decisamente superiore ai precedenti apparecchi. Insomma, la Calabria dell'eccellenza è anche questa. Pesa solo 2 grammi e ha la grandezza di una moneta da 1 euro. Piccolo, ma estremamente efficace e soprattutto innovativo.
e il pacemaker più piccolo al mondo, e a progettarlo è un calabrese. Si tratta di Saverio Jacopino, direttore dell'unità di elettrofisiologia e aritmologia della GVM Care and Research. Originario di Lamezia Terme, il medico, insieme alla sua equipe, ha creato un duplice impianto del Micra TPS, contenente una batteria capace di stimolare in modo intelligente l'attività del cuore per 10 anni, sostituendosi in tutto al suo sistema elettrico difettoso. Culla della rivoluzionaria creazione è il Maria Eleonora Hospital di Palermo, ospedale di alta specialità per cardiologia e cardiochirurgia, che ha già realizzato i primi impianti su 2 donne di 77 e 66 anni, con un quadro clinico piuttosto complesso e sottoposte nel recente passato ad altri trattamenti cardiochirurgici e farmacologici. Numerosi i benefici offerti da questa tecnica: la riduzione dei tempi operatori, meno di 20 minuti complessivi, un minor rischio di complicanze, una degenza ospedaliera più breve, assenza di cicatrici o protuberanze sul petto e un miglioramento della qualità della vita sin dalle prime ore successive al ricovero. L'Università della Calabria è pronta ad ospitare la prestigiosa competizione tra imprese innovative organizzata dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari. Scopriamo di cosa si tratta in questo servizio. Sono oltre 60 le imprese innovative italiane che si contenderanno a Cosenza il Premio Nazionale per l'Innovazione, la più grande e capillare Business Plan Competition. Dalle innovazioni tecnologiche ambientali a nuove idee di recupero dei materiali, fino alle nuove frontiere della domotica. Le migliori idee innovative del paese si confronteranno in 1 o 2 giorni che vede protagoniste le università e le sue migliori menti. Siamo stati fra le prime università d'Italia a cominciare questo percorso con gli spin-off, quindi con il trasferimento tecnologico. Quindi da un lato è un riconoscimento e ringraziamo chi l'ha reso possibile. Dall'altra parte è uno stimolo per continuare, quindi sono due momenti, momento del passato e momento di dire, visto che ci è stato riconosciuto questo, ed è un momento, uno stop nel quale faremo il punto sulla situazione, ma è lo stimolo per poi continuare su questa strada. Forse la Calabria da questo punto di vista è messo anche abbastanza bene, perché noi abbiamo fatto tutta una fase di industrializzazione che è saltata. Forse troveremo molto più spazio in questa nuova iniziativa di puntare sull'innovazione, anche l'innovazione spinta, coinvolgendo i giovani, le nuove idee, eccetera. Quindi io penso che potremmo avere spazio. Certamente non dobbiamo dimenticarci che ci vuole l'aiuto del pubblico, in questo caso della regione, ovvio. Però visto che le regioni sono abbastanza sensibili su questo, io sono abbastanza ottimista. E a Catanzaro, sempre all'interno del mondo universitario, è invece già partita la seconda edizione del Poster Day. È partita ieri all'Università Magna Grecia la 2 giorni dedicata alla seconda edizione del PhD Poster Day con seminari sulla Scuola di Scienze e Tecnologie della Vita, dove i dottorandi hanno illustrato diversi progetti scientifici. Il primo e il secondo anno di corso di ciascun dottorato dell'area biomedica della Scuola Scienze e Tecnologie della Vita presenteranno i loro poster ogni anno illustrando il progresso delle loro attività. Dall'anno prossimo ci saranno 3 anni di corso contemporanei, ma l'ultimo anno presenterà il proprio progresso ovviamente in una relazione orale, dato che si approssima per loro l'esame finale. Tanti i progetti in cantiere. Abbiamo dei progetti estremamente interessanti che riguardano cellule staminali cardiache per riparare danni come quelli che avvengono nel corso del miocardio e l'infarto del miocardio, e quindi coprire i cardiomiociti che sono morti con rigenerandole le cellule e quindi avere una buona possibilità poi prognostica e terapeutica. 70 i poster che verranno proposti anche ai rappresentanti degli enti territoriali dell'imprenditoria e delle delegazioni scolastiche. Abbiamo, per quanto riguarda le imprese, l'opportunità di poter far conoscere quello che i nostri dottorandi stanno svolgendo nei loro progetti di ricerca. Ci sono sicuramente più di una tematica che possono in qualche maniera riguardare il territorio e le imprese che insistono sul territorio. Il fenomeno migratorio al centro di una tavola rotonda, protagonisti, giornalisti ed esperti, c'eravamo anche noi.
L'accoglienza può vincere anche sull'odio che spesso circonda il fenomeno migratorio, una tematica affrontata da esperti nel settore e da giornalisti in una tavola rotonda che si è tenuta nella sala tricolore della prefettura e che va disgiunta dal fenomeno terroristico. Io sono convinta che non svolgeremmo un giusto servizio alla nostra comunità laddove perpetrassimo l'errore di continuare a ritenere l'associazione, ritenere corretta l'associazione tra migranti e terroristi. Il migrante non è un terrorista, il terrorista molto spesso non è un migrante. Il convegno è stato promosso da Calabria Futura, con le relazioni tra gli altri del prefetto di Catanzaro Luisa Latella, del questore Giuseppe Racca, dell'assessore e vicepresidente della giunta regionale Antonio Viscomi, che hanno dibattuto sui flussi migratori, di cui spesso i comuni non riescono a farsi carico. La struttura di accoglienza è complessa, non sono solo i comuni sono l'ultimo terminale di una struttura che parte dal centro e va verso la periferia, che vede coinvolto il Ministero dell'Interno, le regioni e anche i comuni. I comuni perché per esempio nel settore dei minori i comuni sono i soggetti che devono per legge, sono chiamati insieme al magistrato alla tutela dei minori. Poi c'è tutto il sistema dell'accoglienza del sociale che passa attraverso i minori, attraverso i comuni, però gode anche di alcune tutele anche finanziarie. Cittadella regionale, centro storico di Catanzaro, se ne è parlato all'interno di un incontro che si è svolto al Palazzo di Vetro. Riqualificare il centro storico partendo da un dato: la cittadella regionale non penalizza il capoluogo, ma anzi la valorizza. Sono stati temi affrontati nella tavola rotonda che si è tenuta nella sala giunta della provincia dal segretario provinciale del PD e presidente dell'ente intermedio di Catanzaro Enzo Bruno e dall'assessore regionale alla pianificazione territoriale e urbanistica Franco Rossi. La cittadella non può essere vissuta come un fatto negativo. Cittadella deve essere una straordinaria risorsa che possa in qualche modo far mettere al centro della Calabria la città capoluogo, perché di questo si tratta. Noi dopo 40 anni di regionalismo finalmente abbiamo la casa della la casa dei calabresi, della giunta regionale, che prima erano sparsi dipartimenti su tutto il territorio della città, addirittura tra un dipartimento e l'altro c'erano 10-15 km di distanza. La centralità del capoluogo deve passare anche da un sistema di trasporti efficace e capace di collegare l'Interland con il centro. Quello che ha messo su la giunta regionale per valorizzare la città capoluogo e la cittadella essere punto di riferimento, penso che sia la giusta strategia. Prima di tutto la metropolitana di superficie, che deve collegare tutti i quartieri e soprattutto i centri strategici della città. L'altra cosa importante è la ferrovia potenziata Catanzaro-Cosenza. Infrastrutture e sviluppo del territorio attraverso le infrastrutture, al centro invece di un altro incontro che si è svolto a Vibo Valentia, promosso da Confindustria, proprio insieme all'assessore regionale Carmela Barbalace. Far ripartire le attività economiche di questo territorio, è di questo che si è discusso nella sede Confindustria Vibo Valentia. Priorità il mantenimento e la valorizzazione dell'esistente per il rilancio della competitività del territorio. Impegno che passa obbligatoriamente dal completamento delle infrastrutture a servizio del sistema imprenditoriale, prima fra tutte la risorsa porto. Nello specifico porto vuol dire servizi alle aree industriali, collegamenti interni tra aree industriali e sistema autostradale, dotazioni per la commercializzazione verso mercati esteri, la predisposizione di aree di assemblaggio e stoccaggio, il riassetto dell'offerta al turismo nautico e diportistico, il collegamento con le aree di retroporto destinate a servizi e rimessaggio. Ma non solo di porto si vive, e il partenariato di Agenda per Vibo ha manifestato la disponibilità a lavorare per l'inserimento di idee e progetti per il realizzando master plan della Regione Calabria. A questa chiamata ha risposto con grande fermezza e disponibilità l'assessore regionale Carmela Barbalace, che ha confermato pieno sostegno alla rimozione dei vincoli che limitano l'imprenditoria vibonese. E in Calabria, ovviamente, con dicembre iniziato, si sente l'aria natalizia. A Cosenza, insomma, è una delle località in cui si sente prima, guardate.
Un suggestivo appuntamento che si rinnova ogni anno e si inserisce nel programma delle buone feste cosentine. Si tratta dei mercatini di Natale allestiti in Villa Nuova con casette di legno uniformi che ricordano i mercatini tedeschi ed austriaci o del Trentino Alto Adige, regione che vanta una sorta di primato. All'interno delle casette articoli natalizi, addobbi per gli alberi, personaggi del presepe. Una via in cui non mancano il coro dei bimbi che intonano canzoni natalizie e i personaggi della Walt Disney che allietano grandi e piccoli. Allora, il sindaco Mario Chiuto quest'anno ha voluto dedicare il Natale ai bambini e quindi il tema è proprio questo. Stasera è iniziato il Natale con il coro dei bambini, l'orchestra e l'arrivo di Babbo Natale. È il primo anno che Cosenza ha questi mercatini ispirati un po' ai mercatini più importanti. Siamo riusciti nell'intento, stiamo avendo tante visite anche dalla provincia e abbiamo realizzato questo bel villaggio dedicato ai bambini. Abbiamo l'associazione degli ambulanti storici, abbiamo food, c'è tutto un mix per avere un bellissimo Natale. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. Suor Elisa Miceli è venerabile, la cerimonia si è svolta nella cattedrale proprio di Cosenza. Conosciamo meglio questa donna che ha dedicato alla fede cristiana e alla carità l'intera vita. Una donna dinamica, coraggiosa, profetica, che ha allargato gli orizzonti dell'apostolato cristiano alle periferie della Chiesa. È il ritratto tratteggiato dal cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi, su Elisa Miceli, fondatrice delle suore catechiste rurali del Sacro Cuore, durante la cerimonia di venerabilità che si è tenuta nella cattedrale di Cosenza. Il postulatore della causa di canonizzazione di suore Elisa Miceli, don Enzo Gabrieli, ha dato lettura del decreto di venerabilità firmato il 16 luglio 2015 da Papa Francesco, ricordando lo spirito di fede della suora che si nutriva di preghiera, partecipazione alla messa, devozione al Sacro Cuore. Tra l'altro la fondazione delle suore catechiste rurali era avvenuta proprio ai piedi del tabernacolo, una spiritualità fatta di carità e dedizione. Il suo pensiero, così la ricordano i fedeli, era sempre rivolto agli altri e quando qualcuno andava a farle visita non le faceva mai andare via a mani vuote. Suor Elisa è diventata per i fedeli uno straordinario modello di spiritualità, un autentico tesoro per la Chiesa. E siamo allo sport con la notte magica per il calcio calabrese in genere, per il calcio di Crotone in maniera particolare. Servono i tempi supplementari al Milan per battere i pitagorici in Coppa Italia. Sfiora l'impresa a San Siro il Crotone di Juric. I rossoblù si arrendono al Milan nel quarto turno di Coppa Italia solo ai tempi supplementari, uscendo tra gli applausi di pubblico e critica. 3-1 il risultato finale che va ben oltre i demeriti di Budimir e compagni. Juric lo aveva detto, non andremo a San Siro a fare una gita. E così è stato fin dalle prime battute di gara, quando i pitagorici hanno controllato gli sterili attacchi del Milan per poi ripartire con pericolosità. Nella prima frazione di gioco, dopo aver perso palla per un risentimento muscolare sostituito da Budimir, il Crotone è andato un paio di volte vicino al clamoroso vantaggio con Torromino e con lo stesso Budimir. Ad inizio ripresa, quasi inatteso, il gol rossonero con Luis Adriano, bravo a sfruttare il suggerimento di Poli. A questo punto il Crotone si riorganizza e trova il pareggio proprio con Budimir, che supera Zapata e batte in diagonale Abbiati. Il punteggio non cambia e si va ai supplementari. Qui la diversa cifra tecnica tra le due squadre e un calo fisico inevitabile dei ragazzi di Juric fanno la differenza. Allo scadere del primo tempo, perfetta punizione dal limite di Bonaventura, su cui Cordaz non può nulla. Il Crotone non riesce più a reagire e nel finale di gara subisce il 3-1 di Niang, ben servito da Montolivo. Passa il turno il Milan, ma gli applausi e l'orgoglio dei 5.000 tifosi rossoblù, giunti al Meazza da ogni dove, sono tutti per il Crotone. Insomma, complimenti ugualmente alla Crotone, che ha dimostrato di poterci stare e come, anche in Serie A. Insomma, sentiamo le notizie più importanti della giornata, poi insomma finisce la nostra edizione del telegiornale. Le cose possono cambiare. Non è vero che l'Andrangheta ti condanna ad un destino ineluttabile. Le scelte del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria finora si sono rivelate giuste. A confermarlo sono le storie. Una fra tante è quella di Giulia. Pacchi di caffè, borsoni, doppi fondi, banane, noci, giocattoli, totani, lana, interiore animali, marmellate.
In pochissimi anni gli uomini della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane hanno visto tutti questi oggetti. Ripetere l'esame del DNA è questo il nuovo colpo di scena che si va ad inserire in una vicenda giudiziaria complessa e farraginosa, quella dell'omicidio di Roberta Lanzino. La ragazza, studentessa di Cosenza, venne seviziata e uccisa appena 19enne. Il corpo 26... è stato trovato senza vita domenica scorsa sul lato sinistro di via Nomentana all'altezza di Porta Pia. Joseph Atscura, 23enne, studente di medicina all'Università Cattolica, è morta a causa di un incidente stradale, ma è ancora giallo sulla dinamica dell'incidente. La procura capitolina ha aperto l'impresa a San Siro, il crotone di Juric. I rossoblù si arrendono al Milan nel quarto turno di Coppa Italia solo ai tempi supplementari, uscendo tra gli applausi di pubblico e critica. 3-1 il risultato finale che va ben oltre i demeriti di Budimir e compagni. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Dal lunedì 26 ottobre l'edizione pomeriggio della CNews 24 va in onda alle 16:30. I calabresi sono informati.